Buon pomeriggio, siamo qui con Flavia Marzano, assessora alla Roma Semplice di Roma Capitale. Con lei parliamo di inclusione digitale, un tema che è cruciale in questo momento storico perché comunque mettere in campo iniziative e strategie che in qualche modo combattano le nuove forme di analfabetismo e quindi contribuiscono in qualche modo ad eliminare forme di emarginazione sociale e culturale che con il digitale si possono amplificare, che è un tema importante anche per il trentennale di Forum PA. Il claim di quest'anno è la PA crea valore se, e quindi la PA crea valore anche se riesce a perseguire il bene comune tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie. Flavia Marzano è un po' una pioniera del tema dell'inclusione digitale. Se ne occupa da tantissimi anni. Qual è la tua vision? Perché è così importante l'inclusione digitale? Grazie intanto di questa opportunità. Il tutto nasce dal fatto che sono un'informatica e frequento non informatici, per cui capisco parlando che a volte non parliamo la stessa lingua. Però si può parlare la stessa lingua, anzi forse si deve, ed è un difetto di molti ambienti, ognuno parla il proprio tecnichese, perché se io parlo l'informatichese e mi faccio capire solo dagli informatici, il burocratese non sarebbe da meno, perché a volte ricevo lettere formali, protocollate, che devo leggere 3 volte prima di riuscire a capire che cosa vogliono dire, perché non sono un giurista esperto di diritto amministrativo. Detto ciò, il divario digitale, come giustamente dicevi tu, è sociologico, economico, culturale e ahinoi anche di genere. Questa è una battaglia che ho cominciato ancora prima di quella sull'inclusione digitale, quella dell'inclusione di genere nel mondo, perché le donne nel nostro paese ancora un bel po' di strada devono fare. E sono battaglie che vanno in parallelo, anche perché purtroppo il divario digitale lo vediamo nel lavoro che noi facciamo quotidianamente, nel rapporto, per dire, l'utilizzo degli strumenti, sono più gli uomini. Abbiamo fatto i Coder Dojo. Coder Dojo sono delle piattaforme, dei momenti partecipativi in cui i ragazzi, i ragazzini dai 7 ai 17 anni imparano a sviluppare software in maniera veramente giocosa, molto facile. E anche lì, se si vedono insieme i ragazzini e le ragazzine, il ragazzino sgomita, c'ha la tastiera davanti e la ragazzina dietro che guarda. È un altro modo. E allora abbiamo fatto anche un Coder Dojo solo per ragazzine, giustamente, perché almeno loro erano in grado di. Poi c'è il pregiudizio del mondo, nel senso che gli uomini sono tecnologici e le donne no, ma anche no. In più ci sono i dati, li raccontavo stamattina. Roma ha circa 400.000 stranieri iscritti all'anagrafe. Sono la città di Bologna, per darci un ordine di grandezza di. Queste persone sono persone che giustamente vogliono e devono fruire dei servizi online. E spesso hanno difficoltà, un po' linguistiche, a volte culturali, a volte economiche, perché magari non hanno internet. Quello che noi abbiamo fatto da subito, perché è stata proprio la prima delibera che ho fatto, che non era neanche un mese che facevo l'assessora, li abbiamo chiamati punti Roma Facile. Sono degli spazi fisici dove il cittadino telefona e prende appuntamento, quindi il telefono ormai è per fortuna alla portata di tutti. Prende appuntamento e trova una persona che gli dedica uno slot di una ventina di minuti per, da una parte, ovviamente fruire del servizio che gli serve, dall'altra essere formato in qualche modo. Io devo iscrivere mio figlio a scuola, non sono capace, prendo appuntamento, trovo te, che intanto mi fai vedere come si fa, perché una cosa è farlo, una cosa è far vedere come si fa. Mi fai vedere e mi aiuti a capire come devo farlo. Ovviamente le persone che sono in questi punti Roma Facile sono state formate per poterlo fare, perché devono essere formate anche al supporto della privacy, ovviamente, perché prendono dati che potrebbero essere sensibili su, per esempio, username e password dell'utente, del cittadino che deve fruire del servizio. E poi l'abbiamo affiancato a momenti appunto formativi, una sorta di mentorship, collegandolo anche col fatto che facciamo anche eventi come workshop, seminari, e sta per partire quella che stiamo chiamando scuola diffusa, che è una scuola diffusa, cui faremo una sorta di bando, di call, in cui chiederemo a chiunque sia in grado di farlo di fornire formazione gratuita per l'abbattimento del divario digitale. Io ho risposto in parte.
risposto in maniera efficace, mi sembrano delle bellissime iniziative. Al convegno di stamattina c'è stato un convegno appunto sul tema dell'inclusione digitale, c'erano varie realtà. Quello che è emerso è la necessità di fare sistema su un tema così importante, perché ci sono interessantissimi progetti, però in realtà abbastanza frammentati. Come si può fare sistema, a tuo avviso? Questa è una domanda difficilissima, Federica. Io temo, spero di sbagliarmi, ma temo che sia nella testa delle persone. C'è chi è capace a fare squadra, c'è chi è capace a collaborare, chi no. Chi non è capace non so se impara, soprattutto se non è giovanissimo. Si può imparare da piccoli, forse sì, anche con, ci raccontava Mirta cose analoghe, proprio sul gioco di squadra, che è importantissimo. Si può forse un po' forzare, una cosa che noi per esempio abbiamo forzato, se vogliamo, ma a diritto credo, è nella definizione del documento unico di programmazione, che è quello che alla fine dell'anno dà o meno un premio ai dirigenti che lavorano. Abbiamo messo alcuni obiettivi congiunti: se tu lo raggiungi e io no, hai te non vieni pagata neanche tu, perché è un obiettivo che abbiamo insieme. Questo ci forza a lavorare insieme. È una spinta gentile, ma questa è una cosa che si può fare. E poi ci vuole la consapevolezza che la tuttologia non esiste, che ognuno di noi ha bisogno dell'altro, perché il diverso è ovviamente un'opportunità per vedere un'altra, lo stesso prisma ma da un'altra faccia, e che ognuno aggiunge le proprie competenze per poter lavorare meglio insieme. Tu hai le tue, io le mie, servono entrambe. Da sola non vado da nessuna parte, tu da sola forse nemmeno. Bisogna mettersi insieme, forzarlo non so come, non so di più di così. Una spinta gentile potrebbe essere una soluzione. Rispetto a questo tuo, diciamo, modo di approcciare all'innovazione, che è molto coinvolgente, molto, come dire, collaborativo, che rispetto al tema anche dell'inclusione digitale, che è un tema che in realtà sembra lontano dalla pubblica amministrazione, perché abbiamo, diciamo, un po' la tendenza a considerare la pubblica amministrazione come una macchina che non riusciamo a governare noi utenti, e quindi tu con i tuoi collaboratori come ti sei trovata? Loro come hanno risposto a questa tua tendenza a voler condividere e a coprogettare anche? Quelli che sono nella squadra è più facile, perché li abbiamo scelti e quindi lavoriamo insieme. Ma anche i dirigenti, devo dire, hanno colto l'importanza, perché anche a loro ovviamente conviene. Perché se sono nella macchina come sono da tanto tempo, hanno anche visto che lavorare a compartimenti stagni non è funzionale mai. Non succede solo nella pubblica amministrazione, mi permetto di dire che anche nelle piccole, medie e grandi aziende i compartimenti nell'università li ho visti, che c'è la persona che sta seduta qui che scrive un articolo praticamente uguale a quello che tre porte più in là ha fatto e ha presentato allo stesso paper, allo stesso convegno o quasi. L'ascolto, perché se non si parte da lì non si sa che cosa sta facendo l'altro. L'ascolto implica tempo, innegabilmente, ma non è perso, su questo ne sono certa. L'ascolto, e devo dire anche l'ascolto da parte dei cittadini, perché di che cosa ha bisogno il cittadino? Sì, dei servizi efficienti, giusto, dei servizi online, perfetto. Soffrono di divario digitale, di strumenti come i punti Roma Facile, bene, ma il portale come lo vorrebbero? Come lo vorrebbero migliorare? E quindi momenti partecipativi, ne abbiamo fatti diversi sulle cose, sugli interventi che abbiamo fatto. Abbiamo chiesto esplicitamente ai cittadini di dirci come migliorare. In ogni singola pagina del sito in fondo c'è scritto: questa pagina ti è stata utile, spiegaci perché o perché non lo è. Sono opportunità per il cittadino di dirci: non mi piace, non sono convinta. È chiaro che porta via tempo, tantissimo, perché una cosa è andare per la propria strada, una cosa è ascoltare su tutti i social network, al telefono, via mail, però poi il risultato si vede, perché poi alla fine ti arriva il cittadino che dice: finalmente lo so fare, e questa è una grande soddisfazione. Ringraziamo Flavia Marzano, buon pomeriggio.